Una mostra per raccontare come è cambiata l'area di Montetondo in tutti questi anni di estrazione alla cava del gesso. La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, il WWF, il CAI e Legambiente inaugureranno domenica 5 dicembre a Palazzo delle Esposizioni il racconto fotografico dedicato ai territori di Riolo Terme e Casola Valsegno. Si tratta di una nuova iniziativa del collettivo Salviamo la Vena del Gesso, che punta a continuare la propria opera di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza. D'altronde, come hanno sottolineato le associazioni, al momento solo la realtà che spera nella chiusura del polo estrattivo ha organizzato incontri di approfondimento e un percorso partecipativo per aiutare la popolazione a comprendere il tema al centro di un dibattito che si protrae da decenni. L'esposizione sarà aperta fino al 12 dicembre, mentre le parti in causa attendono ancora un giudizio da parte della Regione Emilia-Romagna sul futuro della cava, dopo la consegna dello studio sui possibili scenari dei prossimi anni a Montetondo. Qual è l'obiettivo di questa mostra? È quello di permettere a tutti di vedere il disastro ambientale che ha determinato la cava. La cava di Montetondo non è accessibile per il pubblico e quindi abbiamo pensato di portare la cava al pubblico. E così chiunque può vedere cos'è successo in oltre 60 anni di estrazione del gesso in quel luogo e farsi una propria opinione sui problemi dell'ambiente. Ecco, ci sono foto molto esemplari come è cambiato appunto l'ambiente. Oggi Montetondo non esiste più e lo possiamo vedere soltanto nelle foto, esiste solo nelle foto. E al suo posto c'è un enorme cratere che ha lasciato una ferita gravissima nella vena del gesso, alterandone parte della sua morfologia e della sua evoluzione naturale. La vostra battaglia non è solo una battaglia legata all'ambiente, ma una battaglia anche legata alle grotte e ai tesori che nascondono queste grotte. Sì, le grotte sono luoghi importantissimi, sia dal punto di vista della biodiversità che della storia dell'uomo e tante altre cose che ci permettono di comprendere l'evoluzione del nostro territorio, l'evoluzione del nostro pianeta, e distruggere questi luoghi così importanti nuoce veramente a un progresso della cultura, della conoscenza dell'ambiente. Per capire l'impatto del sito estrattivo avete pubblicato una foto, un tunnel enorme, però con su scritto sopra: questa non è una grotta. Sì, in un periodo la cava ha scavato in sotterraneo. Lì ci sono circa 20 km di gallerie su 4 livelli di enorme entità, larghe dai 10 metri, altre 10-15 metri, e praticamente all'interno della montagna non c'è più, è stata portata via l'esterno e l'interno di quello che resta di montagna.